I cambiamenti a cui stiamo assistendo nel mondo, per velocità con cui si realizzano e per ampiezza, non possono che imporre a un istituto come l'ISPI, che da 90 anni cerca di osservare e interpretare il mondo, un ripensamento delle sue attività, un ripensamento della natura degli suoi strumenti, un ripensamento del rapporto fra analisi, rigore dell'analisi e tempestività, un ripensamento della efficacia dei suoi prodotti per raggiungere pubblici e interlocutori sempre più sofisticati e sempre più rapidi e veloci nel voler ottenere analisi e commenti. Un ripensamento e una revisione che tutti noi dell'ISPI, dal presidente all'ultimo ricercatore arrivato a lavorare con noi, abbiamo fatto in questi mesi e che si traduce oggi in un progetto articolato che presentiamo sotto lo slogan "Il mondo cambia, l'ISPI si rinnova". A rinnovarsi innanzitutto è l'articolazione e la struttura della nostra area di ricerca, con nuovi osservatori su cyber, su geoeconomia, su Iran, su governance globale e con nuovi ricercatori, circa 10 che nei prossimi 12 mesi entreranno a lavorare nello staff dell'ISPI. Un ripensamento che tocca poi i prodotti, il modo con cui raggiungiamo i nostri pubblici. Manterremo i tradizionali programmi e prodotti come i dossier e i focus destinati all'attualità, al commento dell'attualità. Ovviamente manterremo i nostri rapporti che traducono l'attività di ricerca sull'esterno, ma a questi si aggiungeranno altri prodotti come i long read e fact checking che aiuteranno a dare una completa lettura di fenomeni complessi. Un ripensamento che tocca ovviamente anche l'ISPI School, la scuola dell'ISPI che ogni anno coinvolge oltre 2000 partecipanti da ogni parte d'Italia e che vedrà nei prossimi mesi l'aggiunta di nuovi programmi e nuovi corsi formativi. Ovviamente il sito dell'istituto, il principale strumento di comunicazione sull'esterno, da oggi, da domani, sarà completamente rinnovato, con l'idea che sia sempre più accessibile, sempre più fruibile, sempre più interattivo per chi vuole collegarsi all'attività dell'istituto. Cambierà molto, ma non certo il nostro attaccamento al valore dell'indipendenza della nostra analisi, non certo la nostra volontà di mantenere il rigore nonostante la tempestività e la rapidità, e non certo la priorità che abbiamo dato e daremo sempre al nostro pubblico, al soddisfare le curiosità e i bisogni di approfondimento del nostro pubblico, dagli interlocutori istituzionali, al pubblico delle nostre conferenze, a chi ci segue sul sito, a chi ci segue nei rapporti, a chi ci segue sui media. Incoraggiamenti e critiche da questo pubblico saranno, come sempre, per tutti noi dell'ISPI preziosissimi.